Amen. Il profeta Giasso sarà presto dinanzi a me e io non ci speravo. Fin quando l'ho fatto cercarmi dall'idea, mi è fuggito di mano, ora me l'ho quasi dimenticato di tutto. Ecco, di apparire. Accurato adesso mi faccio. È stato un fedele seguace di Giovanni Battista. Giovanni Battista. Non volevo far uccidere il Battista, ma lui continuava a saettare contro di me e contro di me le sue maledizioni. Che cosa avrei voluto fare? Quando Salome si offrì di danzare, il mio onore a consentirmi di consegnare la testa di quell'uomo su un vassoio d'argento. Che orrore! Quel cavo che attaccava al cuore sembrava enorme. Sul bastone era come un piccolo frutto mancio, con la pelle gialla, come la sabbia del deserto, i capelli arruffati, la bocca spalancata, come per gridare l'ultimo disperato. Ma come si fa a resistere alla bellezza tentatrice di un adolescente? E poi le promesse di un re. Eccoti dunque. Gesù di Nazareth! Lì corre un aspettacolo con un conterraneo ubbidiente di gioia. Perché? Perché non dici? Perché non fai niente? Hai fama di fare prodigi? Il triste procuratore di Roma in Giudea.